bentornati al Becco del Cigno, la nostra rubrica di approfondimento e riflessione che va in onda ogni domenica sui nostri canali e che in questo momento di emergenza che stiamo vivendo è importante per costruire insieme gli strumenti necessari per reagire e per organizzarsi. Oggi vogliamo dedicare questo spazio alla lettura di una lettera aperta scritta da una studentessa, che crediamo sia particolarmente importante perché ci permette di partire da una dimensione concreta, che è quella della sua testimonianza, per andare da qui a sviluppare e a sostenere il discorso che stiamo portando avanti in queste settimane. La lettera è scritta da Giulia. Sono una studentessa di economia, una dei tanti giovani che si sente inerme davanti a quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro paese. Sono cresciuta in un mondo dell'istruzione che aveva sempre il fiato corto, per carenza di risorse e di insegnanti, con aule sovraffollate e strumenti inefficienti per lezioni adeguate. Ora abbiamo le lezioni online e a me non sembra cambiato nulla. Abbiamo sempre pensato che non si potesse andare avanti in questo modo, con tagli continui e lineari all'istruzione e alla sanità, con una disoccupazione giovanile intorno al 40% e con noi giovani che non solo non siamo tutelati, ma che siamo sempre stati visti come risorse che si possono spostare a seconda delle necessità, che si possono usare a proprio uso e consumo, per esempio nelle formule dei tirocini e degli stage. Mi sono sempre sentita un pezzo di un sistema a cui facevo comodo così, sfruttata e abbandonata. E non ero solo io, non erano solo i miei amici e colleghi a sentirsi così. Ma eravamo tutti degli atomi di un sistema preciso, un sistema che permetteva a 8 persone di detenere la ricchezza di metà della popolazione mondiale, alle industrie e alle multinazionali di rovinare il nostro pianeta alterandone il clima e scaricando il peso della riproduzione sociale interamente sulle donne. Ma politici, professori e familiari ci hanno educato nel racconto di un mondo fondato su un individualismo sfrenato, dove il successo individuale è considerato sinonimo di merito e dove ci hanno messi l'uno contro l'altro per farci competere nel tentativo di avere risultati sempre più produttivi, nei voti, nei test ingresso, nei bandi, in qualsiasi cosa. Ci facevano pensare che ognuno poteva arrivare dove voleva, che questo era il migliore dei mondi possibili, indipendentemente dalla nostra condizione di partenza. Poi però gli amici non si potevano pagare l'università. Io devo fare fatica per avere la borsa di studio, mentre il figlio del ricco di paese studia regia in una scuola privata con la certezza di un futuro stabile. Ci hanno educati così e ci hanno tolto ogni speranza. Ci hanno tolto la possibilità di cambiare questa ingiustizia. Ho visto molti miei coetanei abbandonare amici e cari per andare a cercare fortuna. E anche in questo caso ci hanno fatto credere che all'estero ci fossero delle opportunità, ma in realtà era una scusa. A loro serviva manodopera, servivano braccia e cervelli. E noi siamo quelle braccia e quei cervelli che sono costretti a fuggire, ingabbiati in quella che viene spacciata per una scelta, per riuscire a racimolare uno stipendio migliore di quello che potremmo avere qui. Perché ci hanno abituati a delle condizioni così drammatiche che qualsiasi cosa è meglio. Siamo parte di un mondo che ci hanno imposto. Ci hanno insegnato a pensare in un modo che facesse loro comodo, così che fossimo scolari diligenti e lavoratori moderati. Dovevamo sempre guardare al nostro compagno con diffidenza, perché lui era il nemico, era quello che ci poteva rubare il posto, poteva salire sopra di noi e metterci fuori gioco. Adesso però è arrivato un virus letale, un fenomeno che qualcuno ha definito cigno nero, ossia un evento inaspettato che rimette in discussione lo stato di cose presenti. E tutto ciò che ci hanno insegnato si rivela inutile, se non addirittura dannoso. Il mio ragazzo, che da qualche mese è laureato in medicina e si è abilitato tramite decreto ministeriale perché si sono accorti che mancavano i medici, mi racconta di una realtà tremenda. Il tentativo del governo è infatti quello di salvarsi dai propri errori, buttando in trincea medici e infermieri di tutte le età come carne da macello. Dopo aver tagliato sulla sanità come fosse un costo insostenibile, qualcosa di superfluo, ora pregano i sanitari affinché vadano in Lombardia per evitare una catastrofe che di fatto è già in corso e quindi mettono a rischio in questo modo la loro salute.
Ma stanno chiedendo l'aiuto di specialisti che non esistono, perché gli hanno negato ripetutamente l'accesso alla formazione, in quanto considerata troppo costosa. E se questi specialisti ci sono, si trovano all'estero, perché li hanno sviliti per anni, privati di ogni dignità e quindi costretti a emigrare. Anche mia sorella, che è ingegnere biomedico e ricercatrice presso l'università, sta vivendo una situazione analoga. Insieme ai suoi colleghi, dopo anni di contratti ridicoli a 1000 euro al mese, in condizioni di perenne precariato, con turni di lavoro massacranti, senza gratificazioni, spinti a emigrare, adesso si trovano a dover rimediare a una carenza sistemica e trovare una soluzione al virus. Mancano respiratori, mascherine di protezione, disinfettanti, perché la produzione è stata completamente piegata al profitto e produrre quei beni necessari alla sopravvivenza della collettività non era abbastanza vantaggioso. Ma non solo. Tutta la ricerca ha seguito la stessa traiettoria e da bene comune si è trasformata in bene privato, regolato da brevetti e diritti d'autore. Così i nostri ricercatori oggi lavorano con ritmi frenetici in una situazione drammatica per cercare di coprire tutti i fronti che altri hanno lasciato scoperti. E poi ci sono io, che nonostante mi fossero sempre piaciute di più le materie umanistiche, mi sono iscritta a economia, perché dove vai con una laurea in filosofia? Dal primo giorno di lezione ci hanno presentato modelli che ipotizzano al centro l'homo economicus, un individuo perfettamente razionale ed egoista, che muovendosi in concorrenza con gli altri per massimizzare il proprio benessere, raggiunge il massimo beneficio per tutti, dove l'intervento dello Stato crea storture e inefficienze, in cui la disoccupazione è legata a rigidità nominali o alla presenza dei sindacati, e dove i modelli sono di crescita infinita. Tutte teorie insegnate come fossero leggi naturali e indiscutibili, come leggi della fisica o della chimica, dove ogni teoria alternativa o pensiero critico è stato eliminato. Ma davanti a questo virus e alla crisi economica e sociale che si prospetta, si rivelano completamente inutili questi modelli teorici in cui si mostra che ogni crisi viene riassorbita dai movimenti spontanei del mercato. Sono inutili i loro appelli al senso civico, dopo che hanno distrutto intorno a noi ogni tipo di tessuto sociale. Sono inutili i valori che ci hanno inculcato. Sono parte di quella generazione che è nata all'interno di una crisi e che, senza soluzione di continuità, sta venendo catapultata in un'altra. Su di noi sono stati scaricati i costi di un modello di sviluppo predatorio e instabile, e su di noi sono pronti a scaricare anche i costi di questa prossima crisi. In questa confusione totale diventa chiaro solo una cosa: da queste crisi o ne usciamo collettivamente o non ne usciremo mai. È arrivato il momento per noi giovani di organizzarci e confrontarci, per poter arrivare a definire un cambiamento che ormai è necessario e non si può più rimandare. Un unico punto fisso ci deve guidare in questa fase. Nulla deve più tornare come prima. Abbiamo portato questa lettera appunto perché contiene aspetti che sono comuni a molte delle situazioni che ci stiamo trovando a vivere in questo momento e che vediamo essere le condizioni di vita, di studio, di lavoro delle persone che abbiamo più vicino. E quindi questa lettera, questa testimonianza concreta ci serve da punto di partenza per dire ancora una volta che i problemi che ci troviamo ad affrontare sono comuni e che le soluzioni non possono che essere collettive.